Io volevo chiudere perché mi sembra che una domanda si stia ponendo: che cosa ognuno di noi può fare per l'inclusione, no? Quindi ogni persona dovrebbe poter fare qualche cosa. Sicuramente l'università si sta interrogando su quale contributo può dare a vantaggio dell'inclusione, come è stata definita all'interno di questa giornata. Ma molto velocemente, secondo il mio punto di vista, è necessario, sono state lanciate tante idee. Avere dei punti di svolta, studiare fenomeni complessi significa usare strade nuove, non possiamo rimanere vincolati nel passato che ci lega mani e piedi per poter dare dei nuovi contributi. L'università, come dire, si è riconosciuta come luogo di riflessione. Abbiamo bisogno di studiare forme nuove per dare delle risposte ad una società più complessa, dove l'inclusione dovrebbe avere questo ruolo maestro. Però abbiamo bisogno di con coraggio di cercarle queste strade, non sono tutte scritte così facilmente. È un luogo di ricerca e questa ricerca, avete sentito il flavor oggi, dell'interdisciplinarietà, punti di vista molto diversi, ci hanno arricchito molto di più che un solo linguaggio, che una sola disciplina. E queste cose le dobbiamo portare al dottorato, luogo in cui i ricercatori e le giovani generazioni future che dovranno fare ricerca devono imparare il linguaggio dell'interdisciplinarietà, che è più difficile e più complesso. Luogo di formazione, noi qua formiamo i professionisti del futuro, ne siamo pienamente consapevoli, è stato detto quelli che si approssimano a entrare nel mercato lavorativo, questi devono saper portare l'idea di inclusione, la mentalità inclusiva nella loro vita professionale, ma non solo per i psicologi o per i pedagogisti. Ah, questo vale per tutti i diversi professionisti, degli ingegneri, dei matematici, dei medici, è stato detto, e così via. Ognuno dovrebbe poter dire cosa posso fare con il mio lavoro per l'inclusione e sicuramente, come è stato detto, passa attraverso anche una nuova formazione, l'inserimento di azioni a questo vantaggio. L'università è luogo di servizi che però devono fare, come dire, da apripista e co-costruire insieme i servizi del territorio delle nuove modalità per essere ovviamente maggiormente all'avanguardia e incisivi su questa società. Quindi la terza missione. E chiudo come ho iniziato, mi permetto, siamo rimasti in pochi, fra virgolette, mi permetto di dire due o tre, diciamo così, versetti di questa poesia che è del professor Aslan e del professor Soresi, il professor Soresi mi ha ricordato di presentarvela. Erano amanti della barca e in quelle situazioni immaginavano il futuro e costruivano dei servizi. Allora, conosco delle barche che restano nel porto per paura che le correnti le trascinino via con troppa violenza. Conosco delle barche che arrugginiscono in porto per non aver mai rischiato una vela fuori. Conosco delle barche talmente incatenate che hanno disimparato come liberarsi. Però conosco anche delle barche che vanno in gruppo ad affrontare il vento forte al di là della paura. Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora ogni giorno della loro vita e che non hanno paura a volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti a rischio di affondare. Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto, ma più coraggiose e più forti. Conosco delle barche traboccanti di sole perché hanno condiviso anni meravigliosi. E conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato, fino al loro ultimo giorno, e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti perché hanno un cuore a misura di oceano. Quindi con queste parole io vi ringrazio veramente per essere rimasti fino all'ultimo e perché abbiamo deciso insieme di trasformare la giornata del 3 dicembre, da un giorno speciale in difesa delle persone con disabilità, a una giornata normale in difesa dell'inclusione per tutti. Grazie di cuore a tutti voi. Adesso lavoriamo, adesso cominceremo. Molto bene.